So che tutti vendono speranza. La speranza è un trucco. È un trucco psicologico. È un osso davanti a te che non prenderai mai. È una pazzia che non ti lascerà riposare un attimo. Senza speranza. Nessun problema. Pratica l'essere senza speranza. Namaskaram Sadhguru. La mia domanda è: va bene essere disperatamente devoti a qualcosa, anche se la tua mente logica dice no, non succederà? Va bene essere disperatamente devoti a qualcosa, come dici, è una cosa molto dolce che accade a qualcuno, se è devoto, davvero devoto. A qualcosa? Ai cioccolatini? Lo sai anche tu? Forse a qualcosa o a qualcuno o a qualsiasi cosa. Ok, ok. I devoti, fin dai tempi antichi, se guardi i devoti più famosi, ce ne sono stati molti che sono sconosciuti. I devoti più famosi, se prendi Mirabai, prendi in Myanmar e molti, molti altri devoti ben noti di oggi, che sia Akka Mahadevi o molti di loro. Innumerevoli devoti ben noti, storicamente, sai, si sono fatti un nome nella storia. Anche quelli sconosciuti, non parliamo della loro vita, è diverso. Dentro di loro erano in uno spazio fantastico, ma nelle loro vite hanno sempre attratto troppi problemi. Sempre. Perché, come dici, disperatamente devoti. È un'espressione molto, molto brutta, disperatamente devoto. Ma l'essere senza speranza è una buona cosa. So che tutti vendono speranza. Quello è un gioco psicologico. Tu puoi sperimentare. Non ti parlo di devozione, ma fammi parlare dell'essere senza speranza. Ogni giorno. Un giorno all'improvviso, se senti che senza speranza, forse ti sentirai depresso. Semplicemente ogni giorno vedi che non c'è speranza in realtà. Cos'è la dannata speranza? Comunque morirai. Dov'è la speranza per te? È una vita senza speranza. Vieni a patti con l'essere senza speranza. Vedrai che la vita è davvero meravigliosa senza alcuna speranza. Quando non c'è speranza non c'è aspettativa. Quando non c'è aspettativa non c'è delusione. Impari semplicemente a goderne. La primavera sta cadendo. Non è come in Europa o in America. Primavera significa che tutti i colori brillanti ti splenderanno in faccia. No, delle cose sottili accadranno sull'albero. Devi andare a cercarlo. Come un gioiello è posato sull'albero proprio ora. Devi cercarlo. Non ti esploderà in faccia. Perché questo è un clima tropicale, ti fa delle cose così. Non sai nemmeno quando è cambiato dall'inverno alla primavera. Sai? Non è come in un paese freddo dove fa davvero freddo e poi è arrivata la luce del sole e i cambiamenti sono drammatici lì. Qui è sottile, devi prestare attenzione. Se fossi senza speranza, presteresti attenzione ad ogni cosa. La dannata speranza ti mette in una modalità allucinatoria tutto il tempo. Quindi, pratica l'essere senza speranza, la devozione e non preoccupartene. Vieni a patti con l'essere senza speranza, non sperare. Sembri molto delusa adesso. Pratica l'essere senza speranza consapevolmente, senza speranza, davvero e senza speranza. Vedrai, sarai in un bel posto nella tua vita. La speranza è un trucco. È un trucco psicologico, è un osso davanti a te che non prenderai mai. Se dai un congegno con un osso a un cane, correrà per tutta la sua vita. Questa è la speranza. Diventa senza speranza. Dov'è la speranza per te? Credimi, la cosa migliore che può succederti è il crematorio Isha. Altrimenti non so dove morirai. Quindi non c'è speranza. Pensi che scapperai? Pensi che scapperai? No. Quindi nessuna speranza. Vieni a patti con il tuo essere senza speranza. Vedrai, diventerai davvero bellissimo. Questa dannata speranza ti sta rendendo così realistico. Ogni tipo di esplosioni nella tua mente che non c'entrano nulla con la realtà. Se diventi senza speranza, farai semplicemente quello che puoi fare.
Quello che puoi fare, lo farai. Quello che non puoi fare, non lo farai. È così che dovrebbe essere la vita, non è così? Qualunque cosa possiamo fare, deve accadere. Ciò che non possiamo fare, nessun problema al riguardo. La speranza non è così. È una pazzia che non ti lascerà riposare un attimo. Non puoi chiudere gli occhi. Quando sei molto speranzoso, dirò «meditazione shunya». Troppa speranza non ti lascerà chiudere gli occhi. Senza speranza, nessun problema. Pratica l'essere senza speranza, non preoccuparti della devozione, perché ciò di cui parli non è devozione.